Noi non l'abbiamo mai fatto questo trend. Adesso siamo più concentrate, ragazzi. Mai siamo fa. Molto più concentrate. Adesso è tutta un'altra cosa, vero Irene? Sì, sì. Vabbè, molto, non vedo molto più concentrate, ci vedete che ma siamo quelle proprio, sono, ragazzi. Io sono quella. No, vabbè, raga, tu sei quella, tu viola. Sei quella, sì. Ok, ok. Bene, no, porca merda, c'ero quasi. Bene, ma quasi. Non benissimo. Bene, ma non bene, siamo... Abbiamo perso completamente. No, ma quella sei tu! Porca me! Le Highlander al pomodoro non hanno bisogno di nessuna presentazione, si presentano da sole, la confezione è assolutamente meravigliosa di un blu bello come quello dell'oceano. Le Highlander al pomodoro sono le patatine migliori che possano esserci sul mercato dai tempi che furono. Ma raga, io ho 40.000 persone davanti, non credo che riuscirò a classificarmi. Anche io, cioè, sto continuando a 75. Prendere palle, tra l'altro questo... Ok, dai, no, no, non ce la farò mai, c'ho troppe persone davanti, ragazzi, troppe persone... No, Arianka! No, Arianka! No! Ma proprio male, vabbè, siete la nostra unica speranza. Lo sapevo, porca la pu... Sono stato fermo tutto il tempo. Comunque ok, adesso aggiungere... la nostra unica speranza è il lupo. Lupo, vedi di non farti ballare, eh? Posso aggiungere un dettaglio a... Hai parlato, io. Perché? Buttati fuori tu io, ne ho buttati fuori tu io palesemente, raga. Sì, vero? Sì, vero? Hai parlato fuori? La titudanza. Com'è la titudanza? No. No. Perché sei titubante, capito? Esatto, esatto, non sai bene cosa fare. Il prezzemolo, ragazzi, è classico prezzemolo, perché la copertina ragazzi, è di Paolo non ricordo. Forza. Però mi urtava perché nella pubblicità facevano quella cosa che fanno sempre con i Magnum, con questo genere di gelato. Del croccante? E cioè mettere le labbra così e poi fare... L'hai accusato il colpo della cosa? L'ho accusato il colpo della cosa, vediamo se riesco a accusarlo con l'attacco effettivamente. Vedi? Così sì. Dicevi? Ok. Vabbè, non c'è andare, almeno ti fai questa. Prima questo e poi dopo ti fai lui. Sì, sì. Ah. Esatto, vedi come lo sono fatto i sedici l'amo squisi. Questo è stato molto semplice farmelo. Ragazzi, passiamo ai leoncini, ecco, ok? Ecco, no, ecco. Non è vero. Possiamo fare una cosa. Ci compriamo tutti un vestito rosso, una maschera del vecchio e andiamo a fare i flash mob per poi rubare le banche. Possiamo chiamarla la casa di cura. Hai ucciso Irene, sappi che hai ucciso Irene con questa cosa. Niente, ci ho provato Irene, ci ho provato, non ti preoccupare. Ho saltato 14 volte lì in quella direzione, però c'è una vita, vuoi no, cioè, no, vita, no, vuoi no, rientrare? Vai. No, perché no, io... Senta che sai che non la sono... Infatti, hai perso la tua occasione per fare questo boss, perché tanto lo sai che non lo farò io, no? Mai dire mai io. Raga, sono morta 77 milioni di volte. No? Ah, ci sei, ok. Grande, mi è restato tipo 48 volte. GG. Raga, GG. 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 Allora, io vi dico, voilà, oggi pomeriggio, quando facciamo questo salottino, oltre alle minchiate, perché sicuramente verranno quelle un sacco di minchiate, sapete minchiate. Perfettamente, no, come funziona, no? Quando ci sono tutte queste persone, la Annette, Ergidano, insomma, Erfil, Erkerm, un sacco di gente bellissima nella nostra live o nella live di qualunque altra persona, insomma, si crea un po' di panico. 7 hours later. Intanto? Sì, ma lei non sente me. Cosa è successo, raga? Fille, tu però con quel vecchio non puoi essere credibile, scusami, ma non puoi parlare seriamente col vecchio che sorride dietro.
Guarda, guarda, guarda che bello. Guarda che bello, guarda. Un uomo entra in un caffè. Hai visto? L'ha capita, la conosce, la conosce. Ragazzi, ci dice vecchia come il mondo. C'è un italiano, un francese e un tedesco su un aereo. È un cretino. Ah, l'ha capita, l'ha capita. C'è un italiano, è un cretino che sei tu.